Ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. Iniziamo parlando della manifestazione per la TAV alle OGR a Torino, un fatto che in qualche modo prosegue la discussione che c'è già da qualche settimana qui a Torino appunto sull'avvenire della situazione della TAV. Naturalmente una situazione complicata che risente anche dalla politica locale e nazionale. Presente a questa manifestazione c'era il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che prima dell'inizio della manifestazione stessa ha detto: se siamo qui è perché la nostra pazienza è quasi al limite per mettere insieme 12 associazioni, tra cui alcune concorrenti, addirittura concorrenti tra loro. Se siamo qui tra artigiani, commercianti, cooperative, industriali, qualcuno si dovrebbe chiedere perché. La politica è una cosa troppo importante per lasciarla solo ai politici, ha detto quindi il presidente di Confindustria Boccia. Questa era soltanto appunto una breve notizia, ma poi ritorneremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale ad approfondire questo tema. E adesso ci spostiamo al Politecnico, all'inaugurazione dell'anno accademico con il rettore Guido Saracco, che ha presentato il piano strategico dell'Ateneo. Creare un impatto sulla società per essere protagonista di innovazione e cambiamento. L'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Torino è stata l'occasione per il suo rettore Guido Saracco per presentare il nuovo piano strategico alla città. Polito for Impact tenta di costruire una università pubblica basata sui suoi valori fondanti, rigore scientifico, integrità e l'apertura alla collaborazione, che riesca anche a conseguire un impatto positivo sulla società e sull'economia. Polito for Impact è il piano strategico che il Politecnico di Torino presenterà oggi con il suo rettore Guido Saracco, lo abbiamo qui. Ecco, un piano strategico che da oggi può diventare operativo. Esatto, oggi lo presentiamo alla città, al territorio e al paese intero. È un piano strategico che ci vede primi attori di un impulso all'economia e alla società italiana. Pensiamo che le università oggi debbano andare in questa direzione, scendere da un piedistallo di eccellenza internazionale e cominciare a miscelare il sangue con la società per portarla avanti, sia nella formazione dove il mondo cambiando molto rapidamente. Dobbiamo adeguare i nostri percorsi formativi anche aprendoci a dei contributi complementari di persone che sono in questo mondo del lavoro in veloce cambiamento. Per realizzare questo piano è stato utilizzato un approccio nuovo, cioè gli obiettivi sono stati messi in fondo al piano anziché all'inizio. Ce lo vuole spiegare? Sì, noi abbiamo iniziato a elaborare questo piano 6 mesi fa, chiedendo innanzitutto al territorio come vedeva il Politecnico. Sto parlando degli aspetti della società, enti dell'industria, dell'economia e enti della politica e che cosa avrebbero gradito che diventassimo. Al di là di quello poi c'era il mio programma elettorale con cui sono stato eletto rettore come base. Da lì abbiamo iniziato a fare una serie di eventi tematici e discussione sempre più allargata, a essere allargata a tutto l'Ateneo. E poi abbiamo restituito i risultati di questa progettazione di nuovo agli stakeholder territoriali, prima di chiudere con degli obiettivi quantitativi ben precisi che ci consentiranno anche di valutare progressivamente l'attuazione di questo piano strategico, che è molto ambizioso. Entro dicembre del prossimo anno in tutti i mercati torinesi sarà attivo il sistema di spunta digitale per l'assegnazione dei posteggi non occupati in ogni area mercatale della città agli ambulanti titolari di autorizzazione rilasciata da un qualsiasi comune sul territorio nazionale. Il progetto, in collaborazione con il CSI, la Polizia Municipale, l'Assessorato al Commercio, è stato presentato durante la riunione della Commissione Smart City. Sono 33 le aree mercatali, oltre 10 aree a copertura commerciale, con 24.134 posteggi totali su 6 giorni alla settimana. Sono 8.764 i posteggi liberi in spunta ogni settimana, circa 1.400 al giorno. Obiettivo del progetto, il cui studio è iniziato nello scorso febbraio e ha già visto 4 mezze giornate di sperimentazione nei mercati Cincinnato e Martini, è quello di ottimizzare i tempi di elaborazione delle presenze assenze giornaliere, ridurre i tempi di aggiornamento delle graduatorie e informatizzare il processo di pagamento. A marzo è prevista la procedura di spunta digitale in un primo mercato e poi via via arriveranno tutti gli altri. Il Presidente della Commissione Curatela ha detto, come la spunta, ha commentato, che la spunta digitale permetterà risparmio di consistenti volumi di carta con conseguente tutela dell'ambiente, oltre al risparmio di tempo e semplificazione nelle procedure.
E adesso andiamo a Biella, l'inaugurazione della nuova scuola nei padiglioni dell'ex ATAP è stata anche l'occasione per vedere come funzionano le nuove tecnologie che possono essere anche al servizio del mondo della scuola. Ne abbiamo parlato con alcuni direttori scolastici per un futuro che parte anche da qui. Il rapporto con tecnologia, l'informatizzazione, nuove opportunità, cioè la scuola si sta veramente puntando su questo aspetto. Avete visto come sono le cucine, avete visto che livello tecnologico ormai ci sono in queste attrezzature, che livello di computerizzazione, di automazione, di gestione a distanza della domotica ha portato. E sì, la scuola si sta avvicinando a quello, offrirà agli allievi dei nostri percorsi di essere ancora più avanti di quello che troveranno se fra qualche tempo, fra qualche giorno, perché ormai i tempi sono rapidi, troveranno nel mondo del lavoro. È un primo passo anche perché la scuola sia più rapida nell'avvicinarsi la realtà dell'innovazione. La scuola con la sua autonomia e con la sua relazione speciale con il territorio è un polo di apertura culturale e di sviluppo. Questa realtà che questa mattina viene inaugurata davvero per tutto il biellese è qualcosa di molto importante, quindi bravo il presidente Molinari, bravi tutti gli operatori, bravo il territorio che ci ha creduto. La tipologia di questi laboratori è trasversale, quindi vuol dire sono laboratori territoriali per portare formazione alla gente, quindi occupare il territorio, e vanno da quella che è la parte del food a quella che è anche la parte della tecnologia. Noi ad oggi siamo qua come Inoma SRL perché abbiamo ideato un sistema che permette di gestire in remoto le cucine industriali. Quindi è un sistema che dà la possibilità ai ragazzi di vedere come sarà il futuro e soprattutto va a toccare le tematiche che ad oggi si vanno a espletare in qualsiasi argomento informatico, che sono l'IoT, il risparmio energetico. Nel dettaglio il sistema permette di collegarsi in remoto, quindi da un portale, gestire, accendere e spegnere le attrezzature della cucina e soprattutto di verificare quali sono i consumi e quindi andare a tarare ogni attrezzatura perché sia ottimizzata per una questione di produzione e una questione di risparmio energetico. In cucina risparmiando, ma anche con una forte tecnologia. Questo è il cuore, parlo in informatichese, a livello locale. Quindi cosa vuol dire? Che da qui il cuoco può venire e accendere e spegnere le attrezzature e comunque farne la gestione di tutta quella che è la cucina. Okay? Quindi intervenire per l'emergenza. Nel caso in cui ci fosse una pianificazione in cui l'attrezzatura non si può utilizzare in questo momento, io da qua posso dargli un lasso temporale per poter intervenire e utilizzare quell'attrezzatura. Quindi io da qui ne faccio la gestione. Mentre se devo intervenire da remoto, è possibile tramite un sistema che abbiamo ideato, un cloud, di cui manteniamo in casa noi qua a Biella tutto i server, eccetera, dove io digitando la data posso andare a verificare da remoto quali sono i consumi in tempo reale, quindi fare un'analisi e una diagnostica. Posso andare a impostare gli orari di operatività, quindi sulla settimana dire questa attrezzatura deve essere utilizzata solo il lunedì, il martedì oppure in alcune fasce orarie, e posso andare a vedere per un'analisi tecnica, quindi di verifica dei guasti, correnti, tensioni, potenza reattiva, potenza attiva, tutte quelle che sono informazioni legate a un aspetto tecnico delle cucine. Bilancio positivo per la prima settimana di Torino Art for Excellence a Palazzo della Luce. La rassegna ideata da Sabrina Sottile è una mostra originale che prevede la realizzazione e l'esposizione di una collezione di opere inedite, frutto del dialogo tra artisti e imprenditori, che concilia l'arte con i valori guida delle aziende. La mostra è visitabile fino a giovedì 6 dicembre. Bilancio più che positivo per la prima settimana di Torino Art for Excellence. La rassegna artistica ideata da Sabrina Sottile, che ha già coinvolto 60 imprese e 60 artisti nelle tre precedenti edizioni, con oltre 20.000 visitatori complessivi. Art for Excellence è una mostra molto originale. Prevede la realizzazione e l'esposizione di una collezione di opere inedita, frutto del dialogo fra artisti e imprenditori, e volta a comunicare e conciliare allo stesso tempo l'arte con i valori guida della singola azienda, talvolta utilizzando anche materiali provenienti dall'azienda stessa. La mostra, che rimarrà aperta a Palazzo della Luce fino a giovedì 6 dicembre, è visitabile tutti i giorni, dalle 11 di mattina alle 7 di sera.
For Excellence è un'iniziativa di imprenditoria culturale che è nata circa 4 anni fa, nel momento in cui ho pensato a come poter valorizzare la presenza degli sponsor nell'ambito di una mia iniziativa legata all'arte contemporanea. Ho pensato a cosa fare e poi è nata un'idea, cioè quella di far diventare le imprese che avrei coinvolto non degli sponsor dell'arte, ma dei veri e propri protagonisti di una mostra. La caratteristica di Art for Excellence è quella di coinvolgere aziende del territorio piemontese, far loro conoscere degli artisti, far nascere un connubio tra l'impresa, l'imprenditore e gli artisti che si mettono a lavorare insieme per produrre un'opera d'arte. Quindi è proprio un lavoro fatto a quattro mani, una sinergia che permette alle imprese di promuoversi attraverso l'arte contemporanea e agli artisti di farsi conoscere attraverso la loro creatività che mettono a disposizione delle imprese. Da quest'idea, che poi a suo tempo è stata presentata in Camera di Commercio, è nata poi l'iniziativa di Art for Excellence. Infine, non possiamo non concludere questa prima parte senza parlare del raduno benefico dei Babbi Natale che c'è stato come sempre domenica davanti all'ospedale infantile Regina Margherita, con un record assoluto di partecipazione, una fiumana di 20.000 persone, tutte vestite da Babbo Natale, ha riempito il piazzale e le vie d'accesso all'ospedale. Gran parte dei Babbi Natale sono giunti all'ospedale a piedi dopo aver percorso i 3 chilometri della camminata solidale. E erano presenti anche il presidente del Piemonte Chiamparino, il sindaco Chiara Appendino, che hanno addirittura improvvisato un ballo sul palco. E poi sono stati devoluti 150.000 euro dalla Fondazione Forma per l'aggiornamento dell'apparecchiatura di risonanza magnetica. Tra i messaggi anche quello di Gigi Buffon, l'ex capitano della Juventus, che ha detto: mando un grandissimo bacione a tutti i bimbi da Regina Margherita. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi rientriamo in studio per parlare del Polo del Novecento. Seconda parte del nostro telegiornale e apriamo la settimana parlando di una realtà torinese, ma sicuramente con un respiro ben più ampio, che è il Polo del Novecento. E accanto a me c'è il direttore Alessandro Bollo, benvenuto. Grazie, buongiorno. Grazie di essere qui. E come sempre facciamo, iniziamo con una presentazione di ciò di cui stiamo parlando. Quindi, che cos'è il Polo del Novecento? Sì, direi che innanzitutto il Polo del Novecento è un luogo, è uno spazio culturale nuovo, aperto da poco più di 2 anni nel cuore di Torino, nel 2 edifici juvariani del Settecento, per capirci nell'area tra Piazza Statuto e Via Garibaldi. Come dicevo, è un luogo che ospita iniziative e servizi culturali molto diverse, perché ospita un museo, il Museo della Resistenza, spazi per mostre, ospita 9 chilometri di archivi, quindi diciamo così una quantità incredibile di materiali, 2 biblioteche aperte al pubblico, spazi per le performance, spazi e attività per i bambini e soprattutto il Polo del Novecento ospita 19 istituzioni culturali molto importanti che lì operano, fanno ricerca e offrono servizi culturali al pubblico, alla cittadinanza, perché è alla cittadinanza che il Polo del Novecento si rivolge. Il Polo del Novecento in realtà è molto contemporaneo. Penso anche perché a livello anche europeo, no, i principali luoghi di cultura sono luoghi in cui succedono molte cose, girano molte persone, come diceva lei, dove ci sono associazioni, giusto? Cioè si inserisce un po' in questo contesto europeo, no? Sì, assolutamente, perché quando è stato pensato in qualche modo vedeva anche nei centri culturali un po' di nuova generazione il riferimento, cioè di pensare un luogo innanzitutto aperto il più possibile. Il Polo del Novecento è aperto praticamente 365 giorni l'anno, dalle 9 di mattina alle 9 di sera, è gratuito e quindi le persone lo possono vivere e utilizzare in modo molto diverso e da questo punto di vista appunto è vitale perché accadono cose diverse, si può leggere, si può studiare, si può partecipare a iniziative, si possono vedere mostre, ma si possono fare anche cose, laboratori, attività didattiche. E quindi il pubblico di conseguenza è del tutto eterogeneo? Il pubblico è molto eterogeneo e questo ci fa molto piacere perché il primo anno di vita del Polo del Novecento sono state quasi 60.000 le persone che sono venute, persone che sono venute lì appunto o per la nostra biblioteca o ricercare
ricercatori per consultare gli archivi, ma in realtà moltissima gente semplicemente appassionata, interessata a domande che hanno a che fare sia con la storia del Novecento, ma alle grandi domande dell'oggi, quindi domande sul lavoro, domande sui conflitti, sulle migrazioni, sui valori, sui diritti, quindi questi sono un po' gli ingredienti e i temi importanti della nostra programmazione culturale, oltre che con le scuole, che ovviamente sono un altro ambito su cui noi lavoriamo e crediamo molto. Quindi il filo conduttore è il Novecento, però appunto Novecento sarà postato breve, ma c'è successo di tutto. Certo, sì, è stato un secolo, come si dice, breve, ma in realtà densissimo di accadimenti anche molto differenti, per cui è stato un secolo di grandi tragedie e drammi globali, penso alle due guerre mondiali, penso alla Shoah, ma è un secolo anche di grandissime conquiste, di grande emancipazione e di uno sviluppo economico e sociale che non ha avuto precedenti e, diciamo così, dal punto di vista anche pensiamo solo della ricerca, della scienza, il secolo che attraverso la globalizzazione ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere e di stare con gli altri. Ha parlato degli archivi. Gli archivi spesso, lo dico, voi ricercatori no, voi studiosi o esperti no, ma spesso i giornalisti un po' li snobbano gli archivi, certo. No? Perché appartengono a un passato, quindi c'è più una cosa da... Però in realtà, a parte che sono spesso ricchi di informazioni anche per il presente, quindi 9 chilometri d'archivi. 9 chilometri, guarda una cosa, se uno mettesse assieme tutti i libri e i materiali che abbiamo, dal Polo Novecento arriverebbe a Rivoli praticamente, quindi sono compattati nei nostri depositi, nei nostri magazzini. E che cosa c'è in questi 9 chilometri? Allora, in questi 9 chilometri appunto c'è sedimentata il patrimonio culturale dei 19 istituzioni che, come dicevo, operano al Polo Novecento. Sono grandi istituzioni che si sono occupate e si occupano tuttora, ad esempio, della resistenza. Quindi di tutta l'area resistenziale come il Museo Diffuso, l'Archivio Nazionale del Cinema Resistenza o l'Istoreto, ma sono anche istituti che si occupano di lavoro, di ricerca economica e sociale, dei temi del Novecento e dell'oggi. Quindi, come diceva lei, in realtà l'archivio è un dispositivo che apparentemente viene visto come qualcosa di statico, sì, di lontano, molto spesso di polveroso, sì, solo sì, per gli addetti ai lavori, no? Qualcuno con i guanti bianchi che tocca antichi manoscritti, ma in realtà l'archivio oggi è uno straordinario dispositivo di interpretazione dell'oggi. Dentro, se uno vuole, ritrova la grande storia, ma anche le piccole storie. Del motivo per cui, ad esempio, noi abbiamo voluto fare un'operazione che è stata finanziata da Compagnia di San Paolo della Regione Piemonte, che sono due dei nostri tre soci fondatori insieme alla città di Torino, che ha reso praticamente buona parte dei nostri patrimoni digitalizzabili. Oggi, se uno va sul sito del Polo Novecento, ha la possibilità attraverso internet di andare a scaricarsi un documento, un manifesto, ma anche solo una cartolina di quello che è successo nel Novecento, che è appunto il racconto di piccole storie. E questo per tutti. Quindi questa è la potenza anche di internet, certo, che oggi consente di entrare dentro gli archivi e di estrarne delle storie come se fosse una miniera. Quindi dalla ricerca di seconda media fino ad arrivare... Fino al ricercatore americano che vuole, sì, fare una ricerca su Gramsci piuttosto, sì, che su Gobetti, piuttosto che sulla grande industrializzazione o sul manifatturiero a Torino, piuttosto che sulla resistenza partigiana. Al Polo del Novecento, dentro questa piattaforma che si chiama Novecentro, trova queste informazioni. E immagino che tra resistenza e il discorso del lavoro, insomma, Torino e Piemonte abbiano parecchio da dire, quindi immagino che ci siano anche documenti. Materiali straordinari. Sicuramente da questo punto di vista c'è la possibilità di soddisfare le esigenze più, diciamo così, raffinate dei, sì, ricercatori, ma anche di, ad esempio, interessare gli insegnanti. Una cosa su cui noi lavoriamo molto è quello di dare agli insegnanti dei toolkit didattici perché possono usare questi materiali con i loro ragazzi per progettare attività didattiche, per costruire storie, anche semplicemente per partire da un materiale, un documento, un manifesto, una lettera o una cartolina su cui appunto innestare i loro programmi didattici, perché sappiamo oggi quanto in realtà le scuole abbiano difficoltà a raccontare il Novecento. Molto spesso i programmi didattici si fermano alla Seconda Guerra Mondiale, quando va bene. Quando va bene. E quindi avere la possibilità di lavorare su questi materiali anche nelle decadi dopo per loro utilissimo. E soprattutto partire, credo anche per i ragazzi, partire da, come dice lei, una lettera, un manifesto, e partire da qualcosa che già fa capire subito una realtà diversa rispetto, no? A questo. E poi l'altro aspetto è che il Novecento, di nuovo, si presta non solo ad una lettura storica, ma si presta anche a essere interpretato in una chiave di innovazione civica. Pensiamo al lavoro che si può fare sulla Costituzione, sui diritti, e quindi abilitare anche dei percorsi di cittadinanza attiva, non solo di storia e di conoscenza della storia.
Allora, so che c'è anche un evento, il G-Days Festival, giusto? Sì, praticamente questa settimana, domani lo presenteremo pubblicamente, parte questo festival che si chiama 900 G-Days, perché il Polo del 900 da circa 2 anni si è dotato di un gruppo di giovani, che si chiamano 900 Giovani, sono una trentina di ragazzi tra i 19 e i 30 anni, che praticamente lavorano volontariamente, però collaborano col Polo del 900, ci danno veramente una mano. Ci danno una mano perché con noi ragionano sui progetti culturali, ci aiutano a comunicare il Polo 900 ai loro coetanei e la cosa che fanno è organizzare un festival. Quindi noi praticamente per 3 giorni gli diamo chiave in mano al Polo 900 e casa loro, possono fare la programmazione culturale che ritengono. L'aspetto interessante è che la proposta di quest'anno è una proposta molto interessante perché si farà della poesia, ci sarà un poeta Islam, ci sarà musica rock, si ballerà, ma si faranno anche riflessioni sul tema delle emancipazioni, si parlerà di viaggi, si parlerà di donne, si parlerà di lettura di libri, quindi dei temi che sono in qualche modo correlati al 900 e al nostro luogo, ma sono veramente di interesse per tutti i ragazzi che hanno voglia di riflettere su quello che gli circonda. Certo. Una struttura quindi che è nel cuore di Torino, possiamo di certo dirlo, e che però ha una valenza anche nazionale, e lo testimonia il fatto che il Presidente della Repubblica è venuto a trovarvi, no? Cioè a Torino ci sono molte cose da vedere, certo. Anche luoghi molto prestigiosi, lo sappiamo ovviamente tutti, il fatto che abbia voluto venire al Polo del 900 così è significativo. Beh sì, no? La presenza del Presidente Sergio Mattarella il 26 di novembre per noi è stato un momento di, ovviamente, di grande onore. È stato un riconoscimento enorme per questo spazio e per il lavoro che stiamo facendo. Il Presidente in una visita privata ha avuto la possibilità di vedere i nostri spazi, di vedere la mostra sulle leggi razziali e il museo e ha molto apprezzato il fatto che esista in una città come Torino questo spazio aperto alla cittadinanza che tocca questi temi. E da questo punto di vista direi che il Polo del 900 rappresenta anche un unicum a livello nazionale, cioè non esiste in Italia un luogo che ha tutte queste funzioni culturali messe assieme, aperto con questo tipo di apertura e che usa la storia del Novecento per interpretare l'oggi. Diciamo così, esistono nel nord Europa delle esperienze simili, ma questa è la prima in Italia. Quindi grazie anche a questo punto di vista, secondo me, ai soggetti che l'hanno fondata e che ci hanno creduto. Certo, quindi insomma possiamo dire però che funziona anche nelle altre città? Nelle altre città in Europa funziona, se io penso a Copenaghen, a Aarhus, in Inghilterra ci sono centri culturali di questa, anche a Parigi ce ne sono alcuni molto importanti e in Italia lo stiamo avviando, è nato da poco 2 anni ma i primi risultati sono molto confortanti. Ed è curioso, no, che in Italia si è aspettato così quando la storia del Novecento ovviamente è importante un po' in tutto il mondo, ma in Italia sono successe parecchie cose rilevanti, no? Certo, insomma. Certo. No, in realtà questo è un tipo di spazio di funzione culturale che in Italia si sta imponendo da poco tempo, perché normalmente noi abbiamo sempre avuto le grandi funzioni culturali, i musei, le biblioteche, gli archivi, gli spazi per il teatro, le performance, l'idea di creare degli spazi ibridi, trasversali in realtà è un'acquisizione relativamente nuova e il Polo 900 rappresenta la prima sperimentazione di questa scala. Allora, siamo quasi in chiusura, quindi il prossimo appuntamento è detto G-Days Festival, poi che cosa ci sarà da gennaio? Cioè, ma allora, da gennaio in poi inizia in realtà tutta la programmazione del 2019, sì, che certo. Partirà ovviamente dal completamento di questo programma sulle leggi razziali sul giorno della memoria per fino a gennaio. In realtà sul 2019 ci saranno almeno tre avvenimenti molto importanti. Uno che ha a che fare sul tema della caduta del muro di Berlino, a 30 anni dell'89, sì. Sarà per noi la possibilità di ragionare sui vecchi e sui nuovi muri dell'Europa e non solo, che è un tema molto contemporaneo, molto sul pezzo. Parleremo ovviamente di lavoro con un grande progetto che ha a che fare con il lavoro e la partecipazione dei lavoratori, quindi il rapporto lavoro e partecipazione, altro tema novecentesco ma anche oggi che richiede di essere radicalmente ripensato. Faremo una collaborazione molto forte con Biennale Democrazia durante i giorni di Biennale Democrazia con un progetto su scala nazionale. Avremo il Festival Archivissima, che è il festival degli archivi che quest'anno si terrà principalmente al Polo 900 ad aprile e molte altre iniziative. Beh, ovviamente insomma, naturalmente, che lo svegliamo tutto, non lo svegliamo però, abbiamo dato un'idea. Le prime cose. Allora, siamo in chiusura, l'ultima cosa che le chiedo è, c'è un riferimento sul web, visto che 900, insomma, mi sembra che sia un'attenzione alla contemporaneità. Assolutamente, c'è un sito che è www.polodal900.it
dove si possono trovare tutte le informazioni, tutti i contenuti, tutto il materiale che abbiamo. Bene, grazie allora al direttore Alessandro Bolla, al direttore del Polo del Novecento, grazie, torni a trovarci allora per raccontarci anche altre iniziative, altre idee, certo, che state portando avanti, e grazie a voi per averci seguito, insomma, andate a farci un giro. Grazie, a presto.